Sapete qual è una delle regole basilari che, almeno dal mio punto di vista, devono essere strettamente tenute per vivere in un mondo di social network? Sapete qual è? Mai, mai, mai fare polemica, mai, mai, mai rispondere e mettersi a discutere. Però ogni tanto veramente uno non ce la fa, E adesso vi racconto cosa è successo. Prima di continuare, come è stato, vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere like al video, condividerlo. Ci sono tanti, tanti, tanti utenti che guardano questi video ma non sono iscritti al canale. Iscrivetevi al canale. Non è un obbligo, nel senso, date un'occhiata agli altri miei video. Iscrivetevi al canale, poi non siamo sposati, quindi vi potete disiscrivere molto tranquillamente se a un certo punto vi stancate. Non vi tengo assolutamente legati, però datemi un'opportunità. Poi date un'occhiata anche alla descrizione, che è qua sotto, contiene un sacco di cose interessanti. La vedete anche se guardate da smartphone, è un po' più complicato, ma c'è sempre, perché contiene un sacco di cose interessanti. I miei link Telegram di offerte giornaliere su Amazon, i miei link Instagram, offerte tech, offerte fotografiche, quindi alcune cosine che potrebbero anche interessarvi, comprese anche le mie dotazioni tecnologiche, tech che utilizzo. Le trovate tutte qua sotto nella descrizione, dove tra l'altro potete anche lasciare i commenti. Allora, cosa è successo? Faccio un pochino mea culpa e, come al solito, chiedo anche una vostra opinione, che non vuole essere per forza una di quelle che avallano quello che dico io, ci mancherebbe. Sapete benissimo che potete tranquillamente darmi un'opinione che non deve essere per forza la mia. A me piace comunque la sincerità. Non ho creato questo canale per avere una serie di fan che non fanno altro che sostenermi, tutt'altro, anche perché sono un cara a cui piace imparare, non tanto insegnare, ok? Cosa è successo? Che c'è stato un evento. Tra l'altro non so neanche dove, se in Italia, all'estero, non mi sono documentato, ma la cosa è abbastanza relativa. Cosa è successo? Che una persona, una sposa, ha chiesto a una truccatrice di essere truccata. Per il matrimonio? No, per una festa. Quindi la sposa ha detto, mi puoi venire a truccare? Devo andare ad una festa. Ok, perfetto. La truccatrice ha chiesto per questo servizio 150 euro. Poi cosa è successo? Mentre c'era il trucco, hanno cominciato ad arrivare un po' di persone. Insomma, è saltato fuori che la festa in realtà era un matrimonio, e lei, la truccatrice, si è un pochino indispettita e ha detto: guarda che la tariffa per il trucco di un matrimonio sono 500 euro. La cosa è un pochino degenerata, la madre della sposa si è abbastanza inalberata, il tutto si è chiuso con un gesto e una cosa che è abbastanza fastidiosa, però non è questo il punto. Cioè, la madre gli ha buttato in faccia 200 euro e se n'è andato. Ovviamente sui social si è scatenato un putiferio: chi ha dato ragione alla sposa, chi ha dato ragione alla truccatrice. E anche io purtroppo mi sono fatto prendere e mi sono buttato in una polemica su Facebook, i social delle polemiche sostanzialmente, insieme a Twitter, no? Anzi, insieme a X, il nuovo nome di Twitter. Ovviamente il tutto ha scatenato anche su Facebook una fortissima polemica. Poi, come succede ogni tanto, sono sincero, io quando mi metto a fare, tra virgolette, discussioni, sia chiaro, sempre comunque discussioni civili, quindi niente insulti, niente fraintendimenti, cioè cose molto pulite. A me piace comunque essere molto corretto, ok? Cosa succede? Che la cosa si è animata abbastanza. Poi io sono sincero, io ogni tanto poi blocco i commenti, nel senso che non voglio più le notifiche, lascio stare, perché mi rendo conto che non è che puoi perdere tempo a stare dietro a comunque persone che poi effettivamente non la pensano come te. La mia posizione, onestamente,
è stata, e anzi è, perché la cosa è anche abbastanza recente, a favore della truccatrice, detto proprio sinceramente. Poi è chiaro che le sfumature che ci sono dietro possono essere corrette, magari la truccatrice avrebbe potuto interrompere e discutere prima della cosa, invece ha aspettato di finire il lavoro, insomma, diciamo delle finezze che sicuramente sono legate anche al comportamento della persona. Sta di fatto che io comunque prendo posizione e dico che è la truccatrice che ha decisamente ragione, semplicemente ragione. Perché? Perché comunque il mercato di determinati servizi dove c'è l'immagine dietro, in questo caso l'immagine della sposa curata dalla, appunto, dalla truccatrice, è un mercato che è completamente diverso da quello delle figure professionali, che possono essere quello di un idraulico, di un muratore, di un pittore, di un imbianchino, insomma, non di un pittore, di un imbianchino. E questo non per sminuire una o l'altra figura, ma ci mancherebbe, ma semplicemente perché se tu chiami un idraulico, che tu sia la persona più ricca del mondo, che tu sia la persona più povera del mondo, bene o male la tariffa più o meno è la stessa. Poi c'è l'idraulico che ci marcia un attimino e chiede, cioè entra in una villa, in una casa magari in centro a Milano, magari la tariffa sale un pochino di più, ma queste sono cose bene o male che si sanno, voglio dire, sappiamo come funzionano certe cose, però idealmente, teoricamente la tariffa è la stessa. Ma nel momento in cui c'è dietro un'immagine, un lavoro creativo, esiste la possibilità di modificare la tariffa, dipendentemente dalla destinazione che questa immagine ha, ok? Cosa significa? Che la truccatrice, nel momento in cui fa la foto, il trucco per una festa, sono 150 euro. Lo stesso trucco per un matrimonio sono 500 euro, tanto più che effettivamente lei non ha detto ho fatto un trucco diverso, quindi sono 500 euro. No, ha detto mo sono 500 euro. Perché? Perché il trucco è stato fatto per un matrimonio. Molti sono caduti nel tranello di dire ma io ho pagato per 150 euro e non ho scelto il trucco da 500. No. Il trucco probabilmente era anche lo stesso, benché qualcuno abbia sostenga giustamente che comunque il trucco per una festa è una cosa, per una sposa un'altra. È vero, verissimo, per carità. Però la questione non è assolutamente quella, perché quello che fa la differenza non è il fatto che uno metta più o meno lavoro, che il lavoro venga fatto diversamente, ma proprio la destinazione d'uso. Io immagino che, essendo molti fotografi, amatori o meno, che seguono questo canale, sanno già più o meno dove sto andando a parare. Ovviamente qualcuno, quelli onestamente un po' più ignoranti in materia, nel senso che effettivamente non la conoscono, e io poi ho commentato dicendo ma scusate, ma perché dovete commentare se non conoscete il lavoro? Nel momento in cui si va a chiedere un servizio per un matrimonio, è ovvio che le tariffe si alzano per una serie di motivi. Intanto perché il matrimonio, è ovvio, è una cosa a fondo perduto. Cosa vuol dire? Che tu sei lì a spendere magari 20, 30, non parlo di cifre normali, 20, 30, 50, 100, 200 mila euro per un matrimonio. Va da sé che nel momento in cui arriva un professionista la tariffa salga, perché comunque quel tipo di immagine verrà trattato in maniera diversa. Ora capite che la stessa truccatrice che va a fare il trucco alla festa di una bambina che ne so, compie 10 anni, 11 anni, probabilmente farà pagare un qualcosa tipo 50 euro, 60 euro, ma la professionista è la stessa. È chiaro che l'immagine che ne viene fuori è ben completamente diversa, perché la festa di una bambina è una cosa, il matrimonio dove ci sono dietro fotografie, dove quelle immagini saranno magari utilizzate per la comunicazione da parte degli sposi, da parte del fotografo, insomma, delle cose che comunque sono anche un punto di domanda, la tariffa sale. È semplicissimo, è una cosa veramente lineare. E qualcuno dice in maniera abbastanza semplice, sempliciotta, cioè non conoscendo l'argomento, non è giusto, funziona così.
La tutela dell'immagine è una cosa che viene comunque contemplata nella nostra di giurisprudenza, ma anche in quella internazionale. Quindi non è una cosa che uno si inventa. L'esempio che poi ho tirato fuori è questo. Nel momento in cui io vado a fare la foto a Tizio, ok? Tizio mi dice, mi fai una foto di un ritratto che voglio appendere in casa. Ok, perfetto, ti faccio la foto e ti posso chiedere, per esempio, 100 euro, ok? Ti chiedo 100 euro per farti un ritratto che tu ti appendi a casa. Scopro poi, dopo 2 o 3 mesi, che questa foto è stata utilizzata per le foto aziendali, per le brochure della propria attività, per una comunicazione magari stampa, per dei poster, per qualcosa per cui non è stata destinata effettivamente quel tipo di fotografia. La prima cosa che faccio è emettere una fattura, ovviamente con la differenza. Perché? Perché il diritto d'immagine che io ho su quella fotografia deve essere tutelato, e mi tutela sia la legge che ovviamente anche il fatto che io faccio quel tipo di lavoro, e tu effettivamente lo devi sapere. Quindi quello che mi viene subito in mente è che se la sposa ha chiesto la foto, foto, insomma, facendo il fotografo mi viene in mente come primo lavoro quello fotografico, se il trucco che è stato chiesto era quello per una festa, è chiaro che la sposa sapeva già che il trucco per una sposa sarebbe costato di più. Quindi dietro c'è anche una frode? Beh, insomma, diciamo che ci ha provato a comunque sviare, a occultare, a manipolare le tariffe. Tanto più che poi, nel momento in cui una cifra ti sembra elevata, 500 euro per un trucco sono tanti, non mi metto a discutere, perché io conosco persone che chiedono 1000, 1500 euro per un trucco. Per un trucco, certo, ma conosco anche persone che hanno pagato 200.000 euro per un matrimonio. Quindi non sto a sindacare se è tanto o è poco. Ma se è troppo 500 euro, ti rivolgi a una persona che te ne chiede di meno. E una truccatrice che ti chiede 50 euro per un trucco per un matrimonio, lo trovi tranquillamente, non è un grosso problema. Se però non trovi quella che ti aggrada, e quella che ti aggrada è quella che ti fa pagare 500 euro, tu paghi 500 euro, perché quelle sono effettivamente le sue di tariffe. Cioè, non mi sembra una cosa così strana. Poi è saltato fuori il discorso terribile, che io pago, quindi quello è. Non ti deve interessare quello che faccio col trucco, tu mi fai il servizio, punto e basta. Che è anche questo un ragionamento veramente di un piattume incredibile, perché è un po' come dire, ah, io, perché poi è anche vero, io ho Netflix, io pago Netflix, io Netflix al mese lo pago. Cosa interessa Netflix cosa faccio io con i vari film o le serie che vengono trasmesse? Io vado qua in piazza della mia città, metto un bel proiettore, faccio vedere tutti il servizio, un bel film o una serie con il servizio Netflix che io ho pagato. Certo che gli interessa, perché il tipo di servizio che io pago non è illimitato, ha dei vincoli. Ha assolutamente dei vincoli, così come hanno dei vincoli i trucchi fatti per una festa che non sono destinati a un matrimonio, così come hanno dei vincoli delle foto fatte per essere appese in una casa e non per essere distribuite in volantini, eccetera. Immaginate, non so quanti di voi, ad esempio non ho Sky, no? Sky voi lo potete pagare e ce l'avete in casa, ma se avete un bar e se avete un ristorante e dite, vabbè, io pago Sky a casa, metto Sky anche nel mio bar, no, perché per lo stesso identico servizio all'interno di un locale pubblico dovete pagare una maggiorazione, e il servizio è lo stesso, come esattamente il trucco per un matrimonio potrebbe essere lo stesso del trucco di una festa, ok, ma la destinazione è assolutamente diversa, perché la creatività, la proprietà intellettuale di quello che è stato creato, che sia una fotografia, che sia un'immagine attraverso un trucco, è tutelata.
Ed è una cosa che è legata alla persona. Ed è una cosa che in molti non capiscono. Cioè, anche quando dicono io compro un CD, ma adesso non si compra più, no? Però io compro un CD e con quel CD io ci faccio quello che voglio. No! Perché tu compri la possibilità di utilizzare quel CD entro determinati termini, non per poter fare tutto quello che puoi fare semplicemente perché paghi. Uno dei grossi errori veramente limite e faccio veramente fatica a capire come fanno ad esserci persone che la pensano così. Cioè, io compro, pago, quindi posso farci tutto quello che voglio. Con alcune cose sì, io compro un martello, lo posso rompere, io compro una scatola, la posso rompere, ma in altre situazioni dove c'è una proprietà che prescinde la materialità del prodotto, no, non puoi farlo. Un altro esempio molto banale, tutti voi che mi vedete avete uno smartphone, no? O magari un tablet, o avete comunque un computer. Il software che gestisce questo dispositivo, il dispositivo che utilizzate, non è manipolabile. Cioè, voi lo potete utilizzare nei termini contrattuali per cui l'azienda vi ha fornito questo software. Ma se voi lo manipolate e l'azienda se ne accorge, siete perseguibili. Eppure voi l'avete pagato? No, voi avete pagato la licenza d'uso di quel determinato prodotto. Non potete farci tutto quello che si vuole. Ed è una cosa che si fa veramente fatica a far capire alle persone. Perché? Perché fino a 100 anni fa esistevano le cose materiali. Oggi invece esistono dei servizi che vanno oltre la materialità di un qualcosa per cui pagate. E il trucco di una sposa, il trucco di una persona che va a una festa, è qualcosa di questo tipo, che la legge comunque tutela. Cioè, qualcuno ha detto, in fondo io ho chiesto 150 euro di trucco, ma ho fatto 150 euro di trucco. No, perché comunque è probabile che la truccatrice abbia anche detto, tariffa, 150 euro per il trucco da festa, 500 euro per il trucco da sposa. Nel momento in cui la sposa dice no, vado a una festa, ecco che il danno c'è dietro. E più che danno c'è proprio malafede, c'è tanta 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 malafede. Ora, io non credo che ci sarà una causa dietro, perché per 500 euro, anche se con un giudice di pace effettivamente si potrebbe anche andare a confrontarsi, però io credo che, anzi, ci sono stati già casi del genere dove ovviamente la ragione ce l'ha decisamente il professionista, ma semplicemente perché i patti non erano chiari. Cioè, se la sposa avesse detto mi sposo, ok, sono 150 euro, e poi la professionista alla fine avesse detto guarda, ci ho messo di più, è stato più difficile del solito, te ne chiedo 500, no, mi hai detto 150, ti ho detto quello che per cui mi serviva, 150 e 150, non mi puoi fare una maggiorazione. Ma nel momento in cui i presupposti non ci sono, le cose cambiano. Ed è sorprendente come la gente veramente faccia fatica a capire una cosa di questo tipo. Fatemi sapere sotto cosa ne pensate. È stato un pochino lunghino, ma secondo me è un argomento molto molto interessante e anche delicato. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere like al video e condividerlo. Date un'occhiata sotto in descrizione, sono un sacco di link interessanti, dateci un occhio. Noi ci vediamo al prossimo video.